L'impresa con lo sconto potrebbe cominciare ad essere realtà con il settembre prossimo. Parliamo della zona logistica semplificata ZLS, ovvero 7 milioni di metri quadrati tra Marghera e Polesine che possono diventare industriali e produttivi. Con lo sconto perché l'istituzione della ZLS significa sgravi fiscali importanti e necessari per avviare una rinascita della Polesine in primis. Sì, sono agevolazioni sgravi fiscali che devono avere la tendenza a richiamare investimenti, richiamare investitori e quindi a portare nuove e più favorevoli condizioni, quindi nuovi posti di lavoro, nuova crescita. 192 i siti liberi, 15 aree a Porto Marghera, 177 nel Rodigino. Qui quasi 2.000 ettari di aree per l'investimento, di cui 585 a Bergantino, 467 a Rovigo, che potrebbero voler dire 20.000 nuovi posti di lavoro. E siamo arrivati al conto alla rovescia. Il piano strategico è stato approvato dalla Regione Veneto e ora è al vaglio del Ministero del Sud e della Coesione Territoriale, per poi passare sul tavolo del Premier Draghi per la firma sul decreto istitutivo. Per settembre, secondo il presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese, la ZLS potrebbe essere realtà, quella che da tutti è indicata come la grande opportunità per il rilancio economico, sociale, industriale e occupazionale del territorio. Come comuni, come territorio, abbiamo fin da subito dimostrato di credere molto, di puntare molto su questa, che è una di quelle soluzioni che al nostro territorio potrebbero dare quello che fino ad ora è mancato. Attrattività, occupazione, impresa, turismo. Nei progetti quindi si immagina il territorio come un grande hub, un grande polo industriale capace di generare 2,5 miliardi di euro di investimenti e nel complesso fino a 20.000 posti di lavoro, grazie ad agevolazioni fiscali e altri incentivi. Seguiamo con attenzione e caldeggiamo una riuscita quanto mai a breve termine.